Fabrizio Castelli, Ivan Schiavoni del ristorante Peragos. Ciao ragazzi, benvenuti. Buonasera a tutti. Buonasera, benvenuti ai nostri microfoni. Allora, ristorante Peragos, come nasce? Raccontateci un po' la storia di questo ristorante. Allora, la nostra esperienza parte ad aprile 2012. Eravamo due giovani ragazzi, ancora lo siamo però. Eravamo io 25, lui 22 anni. E abbiamo voluto provare ad aprire appunto questo piccolo ristorante, 25 coperti, per lo più a base di pesce, con anche qualcosina di carne ovviamente per non gli amanti del pesce. Noi lo chiamiamo il non solo pesce. Non solo pesce, perché si può trovare anche altro. Ma come mai la scelta di far qualcosa che fosse a base di pesce, poi dove possono trovare anche altro, però perché la scelta è il pesce? Il pesce, diciamo, saltando sul litorale, volevamo fare dei piatti un po' particolari e uscire fuori dagli schemi del solito menù che troviamo nei ristoranti, quindi il solito crema di scampi, il solito spaghetto alle vongole. Siamo bravi anche a fare i spaghetti alle vongole, però magari diamo quel tocco in più, che con una bottarga di tonno, con qualcosa di particolare, facciamo anche abbinamenti con pesce e formaggio, carne e formaggio, e cerchiamo di, diciamo, di staccarci dal solito ristorante anni 80. Visto che abbiamo passato un po' quegli anni. Invece un'altra cosa, soprattutto perché poi quando si parte ho l'idea di voler andare a mangiare pesce, devo leggere sul menù spaghetti alle vongole, però se vedo poi qualcos'altro, se mi viene proposto magari da chi sta in sala, certo, qualcos'altro, mi può far venire voglia di assaggiare cose nuove. Assolutamente, il nostro, diciamo, cavallo di battaglia è sicuramente l'antipasto misto. Sono 8 portate diverse di antipasto, tutte cosette un po' sfiziose e particolari, ecco, abbinamenti con appunto frutta, possiamo abbinare delle salsine anche diverse dal solito. Ecco, voi oltre a venire, che si può venire a mangiare sempre quando siete aperti, organizzate anche eventi, serate particolari a tema, ossia? Assolutamente. Noi praticamente lavoriamo, essendo giovani, lavoriamo molto sui social, su Facebook e su Instagram, pubblichiamo questi eventi che vanno dallo street food di pesce, quindi il nostro locale è molto molto elegante la parte interna, però il bello di vedere un primario di un ospedale che mangia con le mani al cartoccio, mangia un panino con la tartare di tonno dentro, è una cosa fantastica. E sì, anche perché poi anche loro si abituano, si modernizzano, diciamo. Sì, cerchiamo, ecco, di fare queste cose un po' particolari. E una serata del crudo di pesce dove non c'è niente di cotto, io sto in sala e preparo questi pescioni giganti davanti a me e faccio queste carpacce, le tartare, abbinamenti un po' particolari, per l'appunto, con liquirizia per esempio. Colgo l'occasione per dire l'importanza anche di scegliere posti dove si può mangiare pesce crudo, ma di qualità, perché non è scontato. A molti adesso sta piacendo l'idea del sushi, però è importante anche la scelta, la qualità. La scelta e l'aggiornamento per noi, perché è una cosa che c'è bisogno dell'aggiornamento e delle persone professionali per lavorare il crudo di pesce. Quindi noi, appena siamo arrivati, abbiamo comprato subito l'abbattitore per avere comunque un'eccellenza del prodotto. Sì, e ci sono, ecco, questi batteri che si trovano nel crudo di pesce, che non è che il pesce non sia buono, soltanto che con l'abbattitore abbiamo risolto questo problema. Certo, che poi anche voi potete lavorare bene, le persone tornano, l'importante è quello. La cosa interessante da dire anche che all'interno del ristorante ci siete solamente voi. Assolutamente, sì, questa è stata proprio una scelta sin dall'inizio. Doveva essere un ristorante piccolo, lui in cucina, io in sala, in modo da riuscire a gestire il tutto soltanto noi. Da 5 anni a questa parte eravamo 22-25 posti, adesso ci siamo un po' ingranditi. Anche all'inizio, insomma, avere 20 persone per noi era, insomma, una cosa un po' impegnativa. Adesso possiamo tranquillamente, dopo anni, insomma, di esperienza, ci siamo gestiti, abbiamo anche un paio di verande. Quindi c'è anche una situazione all'esterno per l'estate. Assolutamente sì. La gente d'estate piace tanto mangiare al sole. Poi 150 metri al mare. Certo, insomma, dopo che uno si fa una bella mangiata, fa una bella passeggiata al mare e smaltisce tutto. Allora, intanto potete andare sulle pagine Facebook, visto che l'hanno detto, sono molto social, quindi anche quando organizzano gli eventi poi li scrivono man mano sulla pagina Facebook, vi tengono sempre aggiornati, appunto, anche chi ci sta guardando, sia sulla diretta, poi sul video che verrà montato e caricato sulla nostra pagina.
E allora poi potete essere aggiornati. Allora, una delle pagine, ristorante Pelagus, ce ne sono due in realtà. Sì, praticamente c'è la pagina ristorante Pelagus dove dovete mettere il mi piace, mentre l'altra pagina è Risto Pelagus, dove potete richiederci tranquillamente l'amicizia e noi l'accettiamo. Quindi uno è il profilo, l'altro è la pagina. Sì, intanto mettete like sulla pagina ristorante Pelagus, così se volete intanto anche curiosare, andare a vedere. Ho qualche ricetta, molti clienti mi chiedono: Fabrizio, ho preso la cernia, cosa posso farci? E allora do questi piccoli accorgimenti, queste piccole la ricette. La porti e la mangi con sì, noi. Sì, 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 sì. Allora, quindi ristorante Pelagus, ricordatevelo, si trova a Campascolano, via Sesia 16 a Pomezia. Vogliamo lasciare un numero in modo che se volessero arrivare invece, certo, di arrivare all'ultimo, insomma, prenotare, visto che ci sono. Noi consigliamo sempre la prenotazione, essendo un ristorante piccolino, ecco. Il numero di telefono è 06 91 90 05 72. Lo ripetiamo: 06 91 90 05 72. Questo è il numero per prenotare al ristorante Pelagus. Io ringrazio Fabrizio Castelli e Ivan Schiavoni per essere stati qui. Ringrazio anche chi ci ha seguito live, chi ci seguirà e chi condividerà il video. Grazie ragazzi, grazie, in bocca al lupo. Grazie a voi.